L'editoria è punto, il pagamento diventa una cosa diversa, nel senso che l'editore fa questo mestiere rischiando del suo perché crede nel prodotto che fa e crede nel fatto di portare al pubblico attraverso i canali, le librerie, soprattutto la grande distribuzione, dei testi che ritiene meritevoli di essere letti e accettati dal lettore. Possono piacere, questo è un altro discorso. L'editore a pagamento in realtà non è un editore, è uno stampatore, punto e basta, nel senso che se a un certo punto io non trovo nessuna casa editrice che è disposta a pubblicare il mio libro perché non lo ritiene sufficientemente valido e quindi non lo ritiene interessante per il largo pubblico, ritrovo uno stampatore che vuole stamparne un certo numero di copie che io distribuisco presso i miei amici, presso i conoscenti, fare il regalo di Natale con mio nome e cognome e il titolo messo sul libro, va benissimo. Chi pensa o si propone di fare l'editore facendosi pagare una quota parte o anche l'intera parte dall'autore stesso, non è più automaticamente un editore, è un altro signore, anche perché quello che dicono che sono in grado di mettere i prodotti in libreria non è vero. Mettono fuori poche decine di copie nelle librerie amiche, ma quello non significa una distribuzione in libreria, è una cosa finta, quindi io sono contrarissimo al pagamento.